5 anni fa per la pallavolo femminile barese un'altra prestigiosa affermazione. Il Victor Village Bari, come si sa, ha vinto domenica a Feuerbach in Germania occidentale la Coppa Confederale. In queste immagini l'arrivo ieri all'aeroporto di Palese delle atlete del Victor. Un successo storico, per la prima volta infatti una squadra italiana di pallavolo femminile si è affermata in una competizione europea. Una grande soddisfazione per gli appassionati. Allo sport, ma passando alla pallavolo femminile. Vacanze quasi finite per le ragazze dell'Amatori Volley Bari. La squadra si riunirà mercoledì prossimo per avviare la preparazione al prossimo campionato di A1. Quest'anno vi partecipa con una nuova denominazione, sponsorizzata dall'Assovini, l'associazione vitinicoltori di Bari, che prende il posto della Vinidor. Buonasera a tutti, la pallavolo spettacolo sugli schermi di Tele2, stiamo per collegarci in diretta col Palazzetto Santa Caterina di Bari, 16ª giornata del campionato di A1 femminile, il derby più atteso, Assovini Bari contro Banca Popolare Pesco Pagano Matera. All'andata vinse il Matera, che peraltro è in testa alla allora, classifica. Sicuramente le migliori premesse per questa partita che si annuncia molto spettacolare. Vedo già Daniela Tortella, anzi vedo già le immagini della partita che è appena cominciata. Daniela Tortella è in linea da noi, può tenere la linea fino alla fine. Per quello che è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi della stagione pallavolistica. E questa telecronaca dunque straordinaria, dedicata a chi, e sono davvero tanti, questa sera avrebbero voluto seguire dal vivo questo super derby, ma non hanno potuto perché il povero palasport di Contrada Santa Caterina può al limite contenere 600 tifosi, e in campo Banca Popolare Pesco Pagano di Matera con il primato in classifica alla 16ª giornata. La palla è terminata fuori, siamo dunque
19 in suo favore nel primo set ed è subito punto 15-9. Crockett sbaglia la recensione. La recensione di Mangifest. Strinic alza per Crockett, difende Clemente. Campanale ribattuta fuori, la sua schiacciata, 15-13 in extremis. Il Bari riesce a vincere anche questo secondo set. Le materane stanno a questo punto facendo tutto quel che possono per bloccare le baresi. La recensione di Crockett, alza Mangifesta, sempre per Crockett, la difesa di Campanale, poi Krumova, difende Crockett che poi va a schiacciare, si tuffa Clara Clemente, Krumova, ed è buona la sua conclusione, 15-11, la Slovenia Bari si aggiudica il terzo set, nonché l'incontro con il punteggio di 3-0 per la prima volta dunque nella storia della massima serie di pallavolo femminile. La Slovenia Bari riesce ad aver ragione. Di Bari, dove appena iniziato da pochi minuti il primo set dell'anticipo della seconda giornata del massimo campionato femminile di fronte alla squadra dell'Assovini di Bari e Lady Fornaciai di Sallano. We had a
Eccolo il servizio della sovietica con Khlodikova che serve bene la Krumova. Arpiona il 14-12 e c'è il primo match ball per la squadra di casa nelle mani di Svetla Krumova. Il suo servizio sulla Sofralova, Gavio Murata, recupera la Khlodikova, Turetta l'alzata per la Campanale, 15-12. Cari, dedica questa struttura a Pietro Floriano Florio, uomo dai grandi ideali, sportivo, magistrato, amico dei giovani, cui dedicò la sua vita. Bari, 1 ottobre 1992. Per realizzare questo è ovviamente indispensabile che il comune finalmente metta mano alla costruzione del palazzetto.